Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Finale del partito del primo tempo che vede affrontarsi il River Plate contro l'EK Vandali. Andiamo dal River Plate con il capitano Sarnelli. In vantaggio il River Plate per 3-0. Qual è stata la vostra arma in più? Stiamo giocando molto bene, palla a terra, come sappiamo giocare noi. Loro sprecano tanto lì davanti, o voi bravi in difesa. Il vostro punto forte, diciamo, quest'oggi è proprio la difesa. Sì, è la difesa, stiamo giocando molto bene. Va benissimo, grazie a Sarnelli. Andiamo ora da... dal River Plate, dal, scusate, EK Vandali, con il capitano, il numero 10, Paudice. L'EK Vandali sta perdendo per ben 3-0, lì davanti state sprecando tanto, non riuscite ad essere incisivi, cosa è mancato? Niente, stiamo giocando come possiamo, purtroppo questi siamo oggi, siamo in difficoltà, sia di mezzo al campo, non solo davanti, anche in difesa stiamo soffrendo. Se mo proviamo già a giocare tra i magari più concentrati, più duri piuttosto. Nuove idee per il secondo tempo? Stare piuttosto e basta. Va benissimo, grazie a Paudice, il numero 10, il capitano EK Vandali. Ci diamo il collegamento da Boateng. Con i migliori in campo Giuseppe Paudice e Ciro Sarnelli del River Plate contro il EK Vandali. Vincono il River Plate di parecchi gol, un risultato abbastanza netto. E Ciro Sarnelli, 5 gol per te, sempre più lanciato nella classifica canonieri. Ma da te torniamo fra pochissimo. Giuseppe, questi EK Vandali, nonostante siano, penso, migliorati leggermente dall'anno scorso, non riescono ancora a fare il risultato. Com'è possibile? Comunque il fatto è dovuto a troppi cambiamenti, è dovuto che ogni partita cambiamo troppo. Non abbiamo mai una squadra fissa titolare, anche quando eravamo noi della squadra, un cambio ogni 5 minuti è sempre penalizzato. Oggi eravamo 6, però praticamente eravamo solo due superstiti della squadra originale, quindi sì. Purtroppo in mezzo al campo è difficile trovarsi. In ogni caso, se posso dire, non ricordo bene il calendario, ma mi sembra che ancora avete incontrato fino ad ora quasi tutte squadre forti. Quasi tutte squadre forti, quindi diciamo aspettate tra virgolette qualche scontro diretto. Esatto, aspettavo pure per svegliarci, magari che per fa morale qualche punto, sicuramente per far iniziare poi la lunga serie di punti dell'EK Vandali. In ogni caso, Giuseppe, complimenti per questo riconoscimento. In bocca al lupo ai EK Vandali, alla prossima. Ciao. Ciro, 5 gol per te. Iniziamo subito con la dedica di questi 5 gol. Una ragazza che si chiama Anna. La salutiamo, ciao Anna. Tutta la mia famiglia, i miei amici. Perfetto, ti salutiamo tutti. Ciro, la partita è andata abbastanza netta, un po' più, diciamo, quasi un allenamento per voi, che siete la squadra di campioni uscenti. Se si può allontanare un attimo lei, per favore. No, lui è il mio manager. Sì, Pasquale Sola, grandissimo giocatore, anche lui di River Plate. Questo River quest'anno, parliamo non tanto della partita, una cosa però sincera, non fate sempre personaggi, non abbiamo paura di nessuno. Cioè, una squadra che temete più delle altre, che secondo voi può veramente giocarsi la finale eventuale con voi, per favore. La New G, la squadra del Domenico, chi di... la New G battuta in Blue Ireland, la New G, quindi la New G sicuramente è la squadra più in forma di questo campionato insieme a voi. Complimenti di nuovo a Ciro Sarnelli per questo riconoscimento. Domenico, la sconfitta. Un saluto a Domenico per la sconfitta. Convinci una partita. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao Domenico.